Un processo complesso, un'aggressione politica esterna da un candidato alle europee che prima mette in dubbio il merito delle indagini e di come è stato condotto il processo e poi anche la natura della trattativa. Quanto fa male all'antimafia? Guardi, ciascuno può certamente criticare l'operato dei magistrati e l'impostazione dei processi, ci mancherebbe altro. A mio parere però le critiche sono legittime ed apprezzabili quando sono frutto di una documentazione veramente ampia, e non credo che in questo caso ci sia stata, e quando non si dimentica di dire quello che è consacrato anche in sentenze che sono passate in giudicato, come quelle della Corte d'Assise di Firenze, e cioè che di fatto l'azione degli uomini dello Stato che hanno cercato tramite intermediari di mettersi in contatto con gli uomini della mafia e con i capi della mafia ha rafforzato l'intenzione di proseguire la strategia stragista. Non è vero che, come qualcuno dice, la trattativa ha evitato altri morti. Forse ha cambiato la direzione degli attentati, ma ha provocato un rafforzamento della strategia stragista, e infatti dopo gli attentati del 92 ci sono stati quelli del 93. Quindi dire, come pure qualcuno, qualche autorevole studioso ha fatto, che se la trattativa ci fosse stata bisognerebbe dare una medaglia agli uomini dello Stato che l'hanno condotta, credo che sia non solo antistorico ma proprio in contrasto con quello che è stato accertato anche giudiziariamente e definitivamente, e questo è molto grave perché costituisce anche un'offesa alla memoria di quelli che sono morti a causa degli attentati. Cosa risponde a chi l'accusa di fare politica attraverso il suo ruolo? Rispondo che quelli che fanno politica attraverso il loro ruolo di magistrati probabilmente poi passano in politica. Io sono qui ancora a fare il magistrato, rispondo che chi fa politica di solito ha dei vantaggi di carriera, non credo di averne avuto. Rispondo che io continuo a fare il magistrato e che però continuo a rivendicare il diritto di intervenire, come ho fatto oggi, nei dibattiti che riguardano la questione della giustizia e la questione delle stragi. L'unico limite che un magistrato deve avvertire è certamente quello di non rivelare notizie riservate dal segreto e di non parlare dei processi. Oggi non abbiamo parlato dei processi, abbiamo dibattuto di giustizia, di Giovanni Falcone, dell'esempio che Giovanni Falcone ha lasciato a tutti noi, e rivendico il diritto, certe volte anche il dovere, dei magistrati di poter esprimere la loro opinione su questi temi.